Lezioni di medicina e chirurgia per tutti. Oggi parliamo delle ernie inguinali. Le ernie inguinali sono dei difetti dell'apparecchio addominale, in particolare sono i difetti del canale inguinale, che è un canale anatomico che si trova a livello dell'inguine. Nell'uomo è percorso, contiene il funicolo spermatico, nella donna contiene il legamento rotondo. Ebbene, in questo canale inguinale ci possono essere dei difetti, che sono dei buchi, e questi difetti sono le ernie inguinali. La diagnosi viene fatta clinicamente, cioè con la visita. Alla visita, palpando l'inguine del paziente, si sente questo difetto di parete, questo buco. Attraverso il buco, attraverso il difetto di parete, possono uscire dei contenuti addominali, tipo delle ansie intestinali. Ora, se questi contenuti fuoriescono, tipo dei segmenti di intestino fuoriescono e non riescono più a rientrare in addome, appunto perché sono strozzati dal bordo dell'ernia, si ha un'ernia strozzata, che è una vera e propria urgenza chirurgica. Il paziente si presenta con un'intumefazione nell'inguine, che appunto è il segmento di intestino, il segmento di grande aumento, che è tessuto adiposo, che è fuoriuscito e non riesce più a rientrare. In questo caso, appunto, il paziente va in pronto soccorso e o si riesce a ridurre l'ernia, cioè a buttare dentro questo contenuto intestinale con la palpazione, o se no bisogna procedere a intervento chirurgico in urgenza. Altro ausilio diagnostico si può avere con l'ecografia. Terapia è sempre terapia chirurgica. Perché? Perché l'ernia è un difetto di parete, quindi non esiste ginnastica, non esistono medicine che possono appunto far cicatrizzare, far chiudere questo difetto. Progressivamente questo difetto aumenta, quindi l'ernia aumenta di volume, possono cominciare ad esserci dei disturbi, tipo di dolori, delle trafitture, dei bruciori. E poi, come dicevamo prima, c'è il rischio di strozzamento. Per questi motivi il paziente viene avviato a terapia chirurgica. La terapia chirurgica può consistere in passato nel chiudere con dei punti di suttura questi buchi. Si è visto però che questa tecnica non era molto efficace perché esponeva a un rischio di recidiva, cioè un rischio che l'ernia si ripresentasse fino al 30%. Così, all'inizio degli anni 90 sono state proposte delle tecniche protesiche, vengono definite, per cui il buco viene chiuso proprio con una toppa, che è una protesi, una retina, che è di materiale sintetico, plastico, che può essere polipropilene, può essere poliestere, può essere PTFE, e vengono chiamate tecniche tension free, appunto perché non si applicano punti di sutura che mettono in tensione la chiusura del buco che è l'ernia, ma viene messa una rete che fissata ripara il buco senza mettere in tensione i tessuti. Queste tecniche tension free hanno permesso di ridurre il tasso di recidiva a pochi punti percentuali, quindi sono altamente efficaci. Negli ultimi anni sono sviluppati materiali biologici derivati dal suino, derivati dal bovino, materiali biologici che hanno il vantaggio che non rimangono permanentemente, mentre il materiale sintetico rimane permanentemente nell'inguine della persona, il materiale biologico viene progressivamente rimodellato. Questo intervento è un intervento che si fa secondo linee guida in anestesia locale e in anestesia loco-regionale, quindi con la puntura nell'inguine, l'anestetico locale o la puntura nella schiena. Vi sono anche tecniche laparoscopiche, quindi fare l'intervento con i buchini nella pancia, tre buchini da un centimetro, invece che un'incisione inguinale di 3-4 centimetri. Quindi non c'è una grossa differenza in termini di lunghezza complessiva della ferita chirurgica.
differenza è che la tecnica laparoscopica può essere fatta solo in anestesia generale. E quindi ci sono anche i rischi annessi e connessi all'anestesia generale.